Mamma mia che merda, mamma mia che merda, mamma mia. Salve. Ma com'è che si intitola la puntata? Bella ragazzi, benvenuti in questa nuova recensione a caldo della puntata 183 di Boruto. Titolo della puntata: La mano. Che adesso che ci ripenso, che cazzo vuol dire? La mano. Io la prossima volta ci metto un orecchio. Vi ricordo ragazzi che io queste puntate le guardo insieme a voi in live su Twitch, vi lascio il link in descrizione del canale, quindi se volete potete venire a farmi compagnia tutte le volte che guardiamo le puntate, quindi la domenica, poi adesso c'è live anche giovedì, non vi preoccupate, le live ci saranno, poi piano piano ce ne saranno sempre di più. Ragazzuoli, inizia la puntata e devo dire la verità, io mi ero illuso. Mi ero illuso. Inizia la puntata, ci fanno vedere Delta, che è una del guscio, quindi una dei Kara, che arriva in questa sala e trova un personaggio che si chiama Code, Koge, Code, non mi ricordo di preciso. E qui ci fanno vedere la caratterizzazione dei personaggi. Delta, l'unica cosa che fa è rompere i coglioni. Easy, tranquillo. Invece, Code si chiama? Si chiama Kodo, però c'è scritto Code, Kodo. Chiamatelo un po' come vi pare. E questo personaggio, questo Kodo, è un personaggio sciallone, uno di quelli tranquillissimi, se ne frega il cazzo, col cappuccio, capelli rossi, un pezzo di ferro così nella faccia. Tranquillo, tranquillo. E come vi ho detto, lei si lamenta sempre. E qui vengono chiamati da qualcuno. E chi è questa persona che li ha chiamati? È il professore. Il professore arriva e dice: Ah, ci siete solo voi due? Perché? Perché stava aspettando anche Koji. E anche Boro, me lo ricordo, Boro. Boro è un bestione immenso che ride e fa ho, un cretino. Vabbè, diciamo che la caratterizzazione dei personaggi non è fatta proprio al massimo. Poi magari più avanti cambiano e migliorano, ok, per adesso insomma. E Koji non lo vediamo, ma tanto l'abbiamo visto puntata scorsa, siamo contenti così. Koji non lo vediamo in questa puntata. Il professore dice con loro che Victor Caput! A voi e tutte le vostre famiglie è morto. Perché citazioni del genere? Vabbè, Victor è morto e loro fanno: È morto? Eh beh, sì. Ed è questa la reazione. Questo deve accadere. Ditelo a Dao la puntata scorsa che gli hanno detto: Victor è morto. Ma ripartirà il treno, no? Se n'è fregato il cazzo. Cioè, un minimo di relazione. Insieme. Vabbè, di reazione, devi reagire in qualche modo. È morto Victor, che mettiamo che era un tuo capo, visto che Ao era un esterno, quindi penso che tutti quelli interni loro siano più importanti degli esterni, giustamente. Quindi è un tuo capo, almeno un minimo di reazione. Niente, Ao se n'è fregato il cazzo, invece loro almeno. E comunque gli stava sul cazzo anche a loro Victor, eh. Siamo ragazzi al nostro trio più famoso di Boruto. Di Boruto, insieme al professore. La volta scorsa, per chi non ci ricorda, erano arrivati in questa azienda e non ci hanno fatto vedere quello che hanno fatto dentro, sono usciti e a posto così, no? E a noi stava bene. Io non ho trovato una persona che ha detto: Sì, ma cosa hanno fatto all'interno dell'azienda? Non ce l'hanno fatto vedere, chi se ne frega? No, no, secondo te in Boruto lasciano le cose in sospeso? Ma va a cagare, va. No. No, perché in questa puntata ci hanno fatto vedere quello che hanno fatto all'interno. Eh beh, vorrei vedere. Cioè, perdi l'occasione per creare una puntata inutile? Perdi l'occasione? Ma stai scherzando? Mentre entrano in questo laboratorio, il professore parla un po' con i ragazzi e dice: Sai, in questo laboratorio c'è una professoressa molto giovane, ma anche molto brava. E io qui ho detto: Cazzo, potrebbe essere la capoclasse. Non era lei. Non era lei. Però vediamo la Nue, vi ricordate la Nue che era proprio l'animaletto della capoclasse che gironzolava per i corridoi, sta per tipo non attaccare, comunque stava per saltare vicino a Boruto e vediamo una persona che usa una tecnica ninja del controllo dell'ombra per bloccare la Nue. Attenzione, non fa parte del clan Nara questa persona. Semplicemente ha usato le tecniche che usava Boruto ai tempi, quindi tirando fuori quelle mini pergamene nella mano per usare la tecnica. E questa persona è la professoressa, che è una professoressa giovane, parecchio giovane, e tutte le volte che parlava a me mi dava l'impressione di essere un personaggio di un hentai.
perché c'aveva una voce un po' particolare, si eccitava per tutto e quindi mi sembrava così. Non lo so, ragazzi, ditemi se anche voi ho fatto quell'effetto lì. A un certo punto, ragazzi, vediamo anche la capoclasse che fa Boruto. Ok, fin qui tutto bene, però la capoclasse aveva un visore così. Ma esattamente tu come hai fatto a vedere Boruto se c'avevi il visore? Io mi ricordo che dalla chat mi avete detto sì, ma sicuramente è stata per la voce, quindi l'ha sentito dalla voce. Può essere, il problema è che stavano parlando delle persone e come cazzo fai a capire esattamente se è la sua voce o meno? Almeno che Boruto non ha una voce proprio così particolare, non mi pare, comunque sia. Poi vabbè, sappiamo che la capoclasse è abbastanza fissata con Boruto, lo riesce a trovare ovunque. Sarà l'amore? Sarà l'amore. Ora qui ve la voglio far breve, si siedono in una stanza, parlano un po', in poche parole decidono di testare delle tecnologie ninja nuove e per usarle sfruttano la squadra di Boruto. Tutto qui. Boruto non è d'accordo, però alla fine si convince, tu palle Boruto, hai rotti i coglioni, falla sta missione, vaffanculo, vi detto di sì all'inizio, non rompere i palle. Comunque, perfetto. La prima missione è Sarada contro Mizuki e Boruto. Sarada da sola contro Mizuki e Boruto, però Sarada c'ha una bomboletta e dentro questa bomboletta, quando esplode questa bomboletta, c'è il fumo e una luce molto intensa. Sarada la usa, si mette per terra, si tappa le orecchie, chiude gli occhi e usa questa esplosione. Il problema è che se la fa esplodere qui, cioè vicino alla testa. Questa esplosione dà fastidio a Mizuki e a Boruto, Sarada vince, ma una cosa. Questa esplosione, hanno detto, che dava fastidio a tutti i cinque i sensi. Okay. Noi abbiamo visto Sarada che si è tappata le orecchie e chiuso gli occhi. I sensi sono altri anche, non ci sono solo due sensi. O Sarada ne ha due e basta, ma ce ne sono anche altri. Ma poi comunque, se tu dai fastidio al senso del gusto, che cazzo ti può fare il senso del gusto in combattimento? Che cosa ti serve il gusto in combattimento? Seconda prova, ragazzi, si devono mettere dei guantoni tipo da box e delle scarpe, degli stivali più che altro, e devono scalare un muro. Allora, fammi pensare. Io credo, non sono sicuro al 100%, che Boruto, Mizuki e Sarada siano ninja. Sono ninja? Non mi ricordo, ragazzi. Ma porca di quella puttana Eva, se sono ninja, che cazzo se ne fanno di sta roba che possono già camminare sull'acqua e sui muri? E questa cosa Boruto la dice, eh? Questa cosa la dice. La dice, noi possiamo già usare il chakra, che cazzo vuoi? E loro dicono, per l'appunto, certo, tu puoi usare il chakra, ma con questo tu non usi il chakra, eh? E quindi ti puoi concentrare sul combattimento. No, è sbagliato. Lo capisci che è sbagliata sta cosa. Non ha senso. Perché? Perché il controllo del chakra sui piedi per camminare sull'acqua non è una tecnica. Non è una tecnica. Non è che tu dici, io adesso devo fare una tecnica per controllare il chakra nei piedi e camminare sull'acqua. No, è una cosa basilare che impari da bambino, ancora prima da bambino. Lo capisci o no? È sbagliata sta cosa. È una cosa che i ninja esperti non ci pensano. I ninja, tutti i ninja, non solo gli esperti, tutti i ninja. Non pensi neanche che devi mettere il chakra per camminare sull'acqua. È una cosa normale. E questa è una stronzata. E vedrete che si contraddiranno in due secondi. In due secondi si contraddiranno, vedrete. Dopo aver scalato questo muro, parlato un attimo, fanno un tramezzo dove Boruto sta volando sopra quei cosi quadrati che usano i ninja nei film, l'abbiamo visto un sacco di volte. Boruto vola su questo coso divertito. Ah, che bello, che bello, che bello. E poi si schianta. E io l'avevo detto subito che si schiantava. La chat c'era. Boruto viene portato in un'infermeria, non si è fatto niente, una cosa qui nella guancia, ma niente. La capoclasse gli spruzza tipo della schiuma da barba qui nella guancia. Tempo 2 secondi, la schiuma da barba sparisce e è finito, è guarito. Che miracoloso. Che cazzo, la schiuma da barba della vita quella. Qui ci viene detto che la capoclasse ritornerà al villaggio perché lavorerà col professore però al villaggio. Questa scenetta, ragazzi, l'hanno fatta perché? Perché arriva un cane, il cane lo prende in braccio Boruto, lo guarda e al cane manca una zampetta che gli è stata sostituita con una zampa di metallo. Quindi il cane adesso è tutto contento, fa le feste a tutti, di qua e di là. Ok, ok, ci raccontano la storia di sto cane. Non ce ne frega tantissimo. Come vi avevo detto, ragazzi, si contraddicono in 2 secondi, ovvero il professore arriva, dà una sorta di manico di una spada laser a Boruto, Boruto attiva la spada laser, è una spada laser a chakra e praticamente questa spada laser è fortissima, però succhia molto chakra e a Boruto gli succhia un sacco di chakra. Allora,
passa anche il treno, è già il secondo. Tu hai creato dei guanti per evitare di usare il chakra nei piedi, ma poi crei una spada laser a chakra per sfruttare il tuo chakra, visto però che le spade esistono già. Perché non usare una spada normale, ma la tua spada? E poi, come ha detto anche la chat, mi ricordo, c'è già la tecnica per usare la lama di chakra. C'è già, esiste già. Perché crearla con una spada che ti succhia un sacco di chakra? Ditemelo voi. Torniamo dentro il covo di Chiara, dove Delta e l'altro ragazzo, che sono dimenticato ancora il nome, non ci posso fare niente, per i nomi ho una memoria di merda, stanno facendo manutenzione. Cioè, si stanno automanentunzud. Non lo so dire. Stanno facendo manutenzione a se stessi. Praticamente sono attaccati a una macchina con la schiena. Delta c'ha una sorta di sto coso così nella schiena. Sembra fatto strano, però è così. Nella schiena, e collegandolo fai manutenzione. Oh, l'ho detto bene. Sono bravo. Parlano del recipiente che era nella fase 3 e questo ragazzo dice come, già nella fase 3? Lui non ne sapeva niente, era una cosa nuova per lui. Parlano anche di Boro, come vi ho detto all'inizio, questo bestione immenso che ride in maniera incredibile, che anche lui doveva essere lì con loro, però arriva, ma come ologramma. Arriva per un attimo, dice io non posso venire lì, se vuoi vieni tu professore da me. Boro. Boruto riceve una chiamata da suo padre che gli dice senti figliolo, visto che con Amaru e Mugino non sappiamo dove siano, tu insieme a Mizuki e Sarada vai a vedere visto che sei nei dintorni. Ecco, ultima scena, siamo di nuovo dentro il covo dei Kara, c'è Jigen e il professore che stanno guardando i dati che hanno ricevuto dalla manutenzione di questi due ragazzi, di questi due personaggi, e dicono loro non hanno niente, quindi loro non sono traditori. Però noi vediamo alla fine della porta, tutto incappucciato, il ragazzo, quindi quello che abbiamo visto all'inizio, quello sciallone, che li guardava un po' così, e finisce la puntata. Qui i ragazzi magari ci vogliono far vedere che era lui, ci vogliono far credere più che altro che è lui il traditore. Raga, io non vi posso dire niente, so qualcosina, ok? Però non posso dirvi niente, perché se non leggete il manga chiaramente non ve lo spoilerò. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su, se non è piaciuto chiaramente pollice in giù, e bella, vi aspetto in live domenica con Boruto e giovedì con un'altra live.